Ciao a tutti amici e amiche di Quinta Dimensione Letture, bentornati su questo canale, benvenuti ai nuovi e a chi è la prima volta che mi ascolta. Ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche dei miei video. Allora, oggi andiamo con un altro contenuto, diciamo, sacro di crescita personale, appunto con questo codice sacro che è, diciamo, dedicato proprio al denaro inaspettato, cioè quando ci sono quelle cose più improvvise, va bene, comunque sia. Che abbiamo quel bisogno, possiamo recitarlo anche insieme all'altro, diciamo lo stesso giorno. Insomma, i decreti, vi ho detto anche in molti commenti quando me l'avete chiesto, possono essere recitati anche 4, 5, 6 decreti diversi al giorno, eh? Quindi per chi ha fatto, sta ancora facendo il 4-4-1-8, che quello è proprio più pesante, diciamo, e allunga anche molto il discorso karmico, va anche più avanti nel tempo. Questo è più un decreto, un codice sacro per sbloccare proprio anche più nell'immediato un denaro di tipo inaspettato. Quindi magari sappiamo che fra un po' abbiamo una spesa, un qualcosa, quindi cerchiamo di appunto sbloccare e velocizzare l'arrivo di questo denaro. Poi alla fine, ragazzi, vi faccio, come abbiamo fatto l'altra volta, la sibilla della fortuna. Cerchiamo di tirar fuori un numeretto, sempre un euro, mi raccomando, questo canale non incita al gioco, eh. Però cerchiamo, visto che parliamo di fortuna e di denaro, cerchiamo anche di trovare magari un qualcosa, un numeretto così più fortunato, con relativa ruota. Vediamo poi alla fine. Prima facciamo il decreto. Ripeto, i decreti vanno ripetuti 45 volte, tutti i giorni. Ok? Il primo ciclo comunque di, tra virgolette, battesimo è comunque di 21 giorni. Quindi per 21 giorni va recitato 45 volte ogni volta. Va bene? Poi, giusto per farci un po' di compagnia qua, mettiamo già le stese per dopo per scegliere i tuoi numeri che estrarrò qua dalle carte. Allora, la prima stesa, la farfallina gialla, la seconda stesa, la farfallina rossa, la terza stesa, la farfallina rosa. Come ascoltate sotto, abbiamo anche un mantra per propiziare il tutto, che è il mantra di Ganesha, appunto, che è questo dio per la ricchezza e la fortuna con l'abbondanza, che è quel, diciamo, quel dio che ha quel naso di elefante lungo, non so se molti di voi già lo conoscono, che ha questo cappello di abbondanza, abbondanza su, insomma, su, diciamo, è come fosse un elefante, diciamo, umano, quindi al posto delle braccia avrebbe queste cose, insomma, piene di soldi, abbondanza, questa proboscide sempre piena di abbondanza e si chiama Ganesha. Sotto lo abbiamo in sottofondo così per noi, in modo che ci propizi anche qua l'energia della fortuna, va bene? Quindi abbiamo anche questo. Allora, vediamo. Io mi preparo intanto il codice, lo potete anche recitare sopra la mia voce, quindi venite ogni giorno, scusate, per 21 giorni a recitare questo codice sacro per il denaro, per aprire le porte dell'universo. Adesso vi spiego bene a cosa serve. Praticamente apre le porte dell'universo per ricevere denaro inaspettato e abbondanza, grazie appunto agli angeli e agli esseri di luce. Mi raccomando la gratitudine, sentitevi proprio grati, perché quando voi lo recitate, ok, dovete sentirvi come se lo recitate ed è a posto, ok? Quindi non dovete avere il dubbio del risultato, perché il dubbio già crea una lacuna, crea un buco nero tra voi e la realizzazione. Invece questo dubbio non ci deve stare, ragazzi, quindi sentirsi grati. La gratitudine è fondamentale per attrarre abbondanza. Prima di iniziare la recitazione del decreto, rilassarsi, fare dei respiri profondi, anche tre. Va bene? Come ogni decreto, come codice sacro, scusate, abbiamo sempre la richiesta da recitare prima, quindi anche questa va fatta. Ok? Per 21 giorni. Iniziate il primo giorno la richiesta e poi recitate il codice sacro. Il secondo giorno, richiesta e codice sacro. Terzo giorno, richiesta, codice sacro e andiamo avanti. La richiesta è questa, ve la metto anche in sovraimpressione, ma anche nel box informazioni sotto il video. Va bene? Partiamo. Universo, angeli ed esseri di luce, sono certa che aprirete i canali benedetti dell'abbondanza in me. Confido che questa mia richiesta arrivi a voi, che questo codice sacro attiri a me tutta l'abbondanza che necessito, che amore, gioia e gratitudine vengano a me. È fatto,
È fatto. Grazie, grazie, grazie. E poi si recita il codice sacro 520 per il denaro inaspettato per 45 volte. E partiamo. Cinquecentoventi, 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 cinquecentoventi. 520, 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 520. 520, 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 520. 520, 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 520. Queste ragazze erano 45 volte già contate da me, se volete le recitate sopra me oppure ve lo fate da soli. Allora, adesso andiamo con il propiziarci un po' di fortuna con queste belle farfalline, con i nostri bellissimi quarzi ialino e altre pietre che abbiamo qui sopra. Vediamo chi ha scelto. Allora, queste le spostiamo. Chi ha scelto la prima stesa con la farfallina gialla? Vediamo un po' che numeri ci sono. Ah, aspettate che ci ho lasciato anche queste le istruzioni. Allora, ecco qua, farfallina gialla. Numero c'è fortunato qua da consigliare? Un numero fortunato è la ruota. Allora, qua ci abbiamo, ragazzi, aspettate un po' il 60. Ok, qua non c'era il numero. Su Bari, va bene? Bari, però direi anche Torino perché ho tirato giù, qui facciamo così. Allora, siccome qua il numero non c'era ma c'era una ruota, io la terrei in considerazione Torino, eh. Però il numero era 60 su Bari e Torino, va bene per te? 60 su Bari e Torino. Adesso se vogliamo abbiniamo un secondo numero per chi ama anche Lambo. Vi ricordo sempre poco, mi raccomando, giocare con moderazione. Vediamo un po' un numero da abbinare al 60, lo prendo in basso a destra di questa carta, il 31. Quindi 60 e 31 su Bari e Torino. Questa è per te, farfallina gialla, va bene? Se vuoi tentare, altrimenti lasci così, non c'è insomma importanza, eh? Andiamo con la seconda, vediamo un po' ancora la seconda. Vediamo la seconda. La seconda stesa, farfallina rossa, numero e ruota qua qual è? Numero e ruota qual è? Di nuovo, ragazzi, la stessa storia di prima. Allora, come ruota prendiamo Napoli, come numero prendiamo 19 su Roma, ancora due ruote abbiamo questo giro oggi così, eh? Allora, 19 su Roma e Napoli, 19 su Roma e Napoli. Queste sono, diciamo, per chi gioca alle ambate. Adesso mettiamo un numero vicino per chi piace giocare comunque due numeri.
19 e basso a destra, 19 e 40. Ok, 19:40 Roma Napoli. Ok, oggi stanno succedendo delle cose strane, mi sa che sono fortunati allora sti numeri. Allora, Napoli Roma numero 19, per chi vuol giocare comunque solo un numero, chi ci vuole mettere un altro numero vicino ci mette il 40. Ok, questo per te farfallina rossa è un consiglio, chiaramente non è che c'è da giocare, l'importante è il codice sacro, Però visto che siamo qua, tentiamo anche questa, denaro inaspettato e vediamo un po' cosa succede. Stesa 3. Farfallina rosa, un numero e una ruota perché ha scelto la farfallina rosa. Numero 3. Vediamo un po'. Numero e ruota perché ha scelto la farfallina rosa. Qua abbiamo il 62 su Genova, per chi ama giocare solo magari un numero come ambata e basta. Però per chi ama anche due numeri, magari vuol fare un ambo, proviamo ad abbinarci un numero. Che ci danno le sibille in basso a destra, un numero fortunato in basso a destra da giocare, che è fortunato col 62 di Genova. Che numero c'è? Il 7, ragazzi. Il 7. Allora, chi vuol giocare solo l'ambata e il numero solo prende il 62 e lo giochi a Genova. Chi vuol mettere un altro numero metta il 7, quindi 62 e 7 su Genova. Questo era per te, farfallina rosa, ok, i numeri fortunati, ma ripeto, qui è così, non è un canale che incita al gioco, ma era per intrattenimento, va bene? L'importante è che fai il codice sacro perché comunque aiuta molto queste cose, il codice sacro. Ok? Allora invito tutti a lasciarmi un like al video, iscriversi al canale chi non si è ancora iscritto, mi raccomando, la recitazione del codice sacro 520 per il denaro inaspettato, iniziate il primo giorno, dovete farlo 21 giorni. Compreso il 21esimo, ok? Prima si fa la richiesta e poi il codice per 45 volte. Tutto questo deve durare 21 giorni, va bene? Potete fare, ricordo a tutti, più codici al giorno. Ok? Se qualcuno sta ancora facendo un altro codice, può fare anche questo. Inizi quando vuole e ci aggiunge anche questo alle sue pratiche, ok? Ricordo, 21 giorni è il battesimo di tutto, anche per, insomma, ancorare, per far scendere questa energia, ok? Questa recitazione, mi raccomando, a voce, eh? Non mentale, a voce. Poi dopo c'è chi prosegue per mesi, ragazzi, va benissimo lo stesso, lo fate quanto vi sentite, ok? Quanto vi sentite, va bene? Però l'importante è che erano almeno 21, va bene? Quindi io con questo vi ringrazio, guardatevi altri decreti sacri, guardate le mie playlist, ragazzi, che ho diviso tutto per argomenti, quindi chi piacciono meditazioni varie, decreti, codici sacri, insomma, lavori su di sé, eccetera, guardi la playlist, diciamo dedicata a questo, oppure ci sono altre argomentazioni su questo canale, lavoro, amore, eccetera, energie, tutte queste cose. Quindi che dirvi? Vi ringrazio molto anche per oggi di essere stati qui con me su Quinta Dimensione Letture e vi aspetto presto in un prossimo interattivo. Ciao a tutti!